Tutti e benvenuti in un altro mio video, un po' in pigiama, però il tempo che ho a disposizione è questo e non avevo voglia di vestirmi per fare il video. Questo è il consueto video degli acquisti naturali del mese di gennaio, se non sbaglio. Come al solito è in collaborazione con tutti gli altri canali, il canale di Daniela, Peonia Blu, Lalla, insomma il signor JJ. Troverete tutti i link di loro ovviamente giù nell'info box e vi consiglio di andare a sbirciare il loro canale. E adesso parto con gli acquisti del mese. Gli acquisti sono stati veramente pochissimi, però volevo aggiungere agli acquisti dei regalini che ho ricevuto da Giulia del canale Kina Yoshimoto, regalo di Natale e compleanno. E quindi niente, volevo farveli vedere. Allora, intanto mi ha regalato queste salviette struccanti con acqua micellare di natura verde, queste qua che sono è la linea biologica. Sempre il solito marchio, mi ha regalato anche questo ombrettino qua blu, che è il numero, credo, R285. Sì, ho gli occhiali ma servono a ben poco perché comunque sono cieca. Comunque il colore è questo, l'ho già utilizzato ed è molto molto bello, non dura tantissimo sugli occhi, ecco, non è uno di quegli ombretti che vi dura per tutto il giorno, però comunque per essere un prodotto naturale mi è piaciuto, mi sta piacendo. Poi questo burro cacao di Neubio, che è ottimo, l'avevo già provato e mi era piaciuto molto, quindi sono contenta di averne un altro. Poi mi ha regalato delle tisane e tè vari naturali. Ed infine, una cosa che veramente io mi sono innamorata di questo prodotto, è il balsamo labbra colorato di Deborah della linea 0%, ed è il numero 05 con SPF 25, questo è senza parabeni, fragranze, petrolati e siliconi. E mi sta piacendo tanto perché è un burro cacao veramente molto molto nutriente, però allo stesso tempo è anche carino perché colora le labbra di un bel rosso, quindi è un prodotto veramente molto buono. Io che cosa ho acquistato? Allora, per quanto riguarda il beauty, ho acquistato questa biomaschera detox con carbone vegetale e zenzero per uso quotidiano di Intra, che è il solito distributore di Phytorelax, e questa qua è vegan ok, certificato IAB con il 98% degli ingredienti di origine naturale. Io ho preso anche lo shampoo e ho acquistato la maschera appunto per utilizzarli in combo, e vi farò sapere ovviamente poi come mi trovo. E poi per quanto riguarda la casa ho acquistato due prodotti, mi sembra, ora non mi vorrei sbagliare, però mi sembra ne aveva parlato il signor JJ in uno di questi video, tra l'altro, che facciamo in collaborazione, se non sbaglio, ripeto, e si tratta della linea naturale del Conad. Allora, ho preso il vetri multiuso, questo qua, e si chiama Verso Natura, è a ridotto impatto ambientale, è vegan, dermatologicamente testato, nickel tested, 50% di plastica riciclata, contenuti attivi biodegradabili di origine vegetale da fonti rinnovabili, ed è questo qua. E poi ho acquistato, sempre della stessa linea, l'ammorbidente concentrato talco e fiori d'arancio, anche qua ridotto impatto ambientale, vegan, nickel tested, plastica riciclata, tanti attivi biodegradabili di origine vegetale da fonti rinnovabili, ipoallergenico, non contiene coloranti, insomma un prodotto naturale, ecco, da 750 ml. Anche questo non l'ho ancora utilizzato perché sto finendo l'ammorbidente che ho in uso, e la profumazione è veramente molto molto delicata, però sembra buona, e anche di questo vi farò sapere poi come mi sono trovata. Quindi questi erano i miei acquisti del mese, mi raccomando passate anche dagli altri canali, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!